Eccoci arrivati a Hispaniola, signor Salvador. Vi ringrazio, comandante. Io resterò a bordo e non sbarcherò per le indagini fino a quando voi non ripartirete. Non venite dal governatore? Oh, un poliziotto nel palazzo del governatore, per far che noi lavoriamo nell'ombra. Ma non vi invidio. Perché? Scoprire chi aiuta i pirati a depredarci può non essere difficile. Difficile è il vostro compito, batterli, i pirati. Salve da costata! Nessuna noia, è stato un viaggio davvero emozionante. Figurati, cara, abbiamo avuto persino un assalto dei pirati. Beata te. Allora, che cosa ne pensate? Eccellenza, questo ricevimento eguaglia quelli della corte d'Inghilterra. Nel rapporto diplomatico che farò, la vostra fama raggiungerà Londra. Sono costretto a credere ai vostri elogi, signor Henderson, perché mi fanno piacere. Se anche noi inglesi avessimo dei governatori come vostra eccellenza. Oh, per carità. Scusatemi. Bellissima. Veramente. Non sciupare i tuoi complimenti con me. Conservali per le dame della festa. Grazie. E allora? Ho deciso, zio. Non rimarrò un giorno più del previsto qui a Hispaniola. Ho dovuto lottare per rimanere qua giù. E speravo che tu mi fossi vicina. Qui è l'avvenire. In Spagna i nobili sono ridotti dal re a... A vivere da cortigiani, l'hai ripetuto più volte. Ma a me piace la vita a corte. Cos'hai da dirmi? Avanti, coraggio. Il residente di Santa Cruz ti vorrebbe sua ospite. E se io rifiutassi? Tuo padre, mio fratello, ha lasciato un buon nome, ma... Molto poco denaro, ma non è una ragione per buttarmi fra le sue braccia. A corte tutti ridevano della sua ambizione. Oggi è il residente di Santa Cruz e nessuno più ride di lui.
Il comandante del vascello Vittoria, giunto dalla Spagna, chiede di essere ricevuto da Vostra Eccellenza. Magnifico. Potrei ripartire con questa nave evitando Santa Cruz. Lo vedrò domani. Sua Eccellenza Don Fernando Linares, conte di Cordova, custode della corona, governatore di Spagnola, e sua nipote la contessa Isabella Linares, damigella d'onore di Sua Maestà Cattolica la Regina. Sarebbero i gentiluomini della tua corte? Sono i proprietari delle piantagioni. E vorresti farmi vivere qui? Hanno facce da pirati. Ma fanno presto. Con il denaro trasformeranno anche le loro facce. Quanto tempo è durato il vostro viaggio? 8 mesi e 2 settimane. Velocissimo. Presto ci si andrà in 7 mesi. Che meraviglia. Il progresso. Il barone Franco Maria Perez, nostro borgomastro. Per noi dimenticati in questo mondo, la vostra presenza è il regalo più bello. Mi dispiace importunarla, Eccellenza, ma il capitano Monterrey insiste per essere ricevuto. Si appella ai suoi diritti di messo reale per avere immediata udienza. Fatelo passare. Subito. Sua Maestà trova sempre qualche solerte ufficiale capace di trasformare delle semplici disposizioni in dichiarazioni di guerra. A Sir Frederick Anderson, ambasciatore d'Inghilterra. Molto a lungo. Perdonate, Eccellenza. Capitano Luis Monterrey, comandante del vascello Victoria. Un mandato di Sua Maestà. Vi lascio agli affari di Stato. Mia nipote Isabella e il capitano Luis Monterrey. Ma noi già ci conosciamo, non è vero, capitano? No, non ricordo. Credo di no. Vogliamo andare, capitano? Scusa. Pare che la nipote del governatore sia rimasta particolarmente colpita. Simpatico, vero lupo di mare. Monterrey, Monterrey. Non ricordo a che casato appartenga. Nessun casato, barone. È solo un arrogante plebeo che ha osato chiedermi in sposa. Oh, è impossibile. Abbiamo mandato tutto l'argento dovuto e anche di più. Sua Maestà non può pretenderne ancora. Neppure un carico è arrivato a destinazione. È colpa nostra se i mari sono infestati dai pirati? La Marina dovrebbe proteggere le rotte. Sì, certamente. Io proteggerò il carico d'argento che mi consegnerete. La vostra sicurezza, capitano, mi rende più tranquillo. La Vittoria è un vascello di 40 cannoni. Nessuno sarà così pazzo da sfidarlo. Voi dimenticate la tortuga, capitano, il covo dei pirati della costa. Brulica di vascelli pronti a gettarsi sulla preda. Caricheremo in segreto. La Spagna ha bisogno di molto denaro. La guerra. Inghilterra è sempre più gelosa della nostra potenza. E va bene. Se è così, rispetteremo la volontà del re. Grazie. Anche la corte di Londra sarebbe felice di avervi. Pare che il vostro plebeo abbia molto successo con le donne. È vero che i profumi francesi vanno soggetti alle tasse? La Santa Inquisizione non fa più bruciare le streghe. Scusatemi. Non so che cosa rispondervi, signore mie. Io sono un uomo di mare. Permettete? Chiedo la vita del capitano. Vi ringrazio, stavo proprio colando a picco. Lo meritavate, però. Lo so e vi chiedo perdono, ma rivedendovi all'improvviso... Sì? Ho ricordato quello che ho cercato di dimenticare. Sono a disagio, si può provare rimorso a rifiutare l'amore. Isabella. Avevate promesso di dimenticarmi e invece vedo che tutto è come prima. Vi ho rifiutato in Spagna, ma la distanza da Madrid non ci rende ancora uguali, capitano.
attenzione. Ma che cosa c'è dentro oro? Pare di sì, da come ci sorvegliano. Presto. Buongiorno, capitano. Come vedete, ho fatto tutto con rapidità militare. Grazie, eccellenza. Tutto è pronto per la partenza. Vogliamo firmare i documenti? Grazie. Ecco fatto. Da questo momento rispondete voi dell'argento. E buona fortuna, capitano. Grazie, eccellenza. E ne volete ancora? Volentieri. Ottimo questo Madeira. La salsedine non l'ha guastato affatto. E che rotta terrete? È un segreto, eccellenza. Indicherò la rotta in mare aperto. Siete un perfetto comandante. Avanti. Operazione di carico terminata, capitano. Molto bene. Pronti a salpare. La rotta? Intanto annotate l'uscita dal porto di Hispaniola. Sapete, capitano, che avevo deciso di tornare in Spagna con la vostra nave? Mio zio mi ha convinta a non partire. Ciò mi ha evitato uno spiacevole rifiuto. Volete dire che non mi avreste ospitato a bordo? Non io, madame, ma il regolamento, che non tollera donne su una nave da guerra. Siete un perfetto soldato. Peccato che siate così tremendamente serio. Serio? Mi ero illuso d'avervi divertito ieri sera. Un po' sì, non lo nego. Ma poi... Addio, capitano. Come? C'è qualcuno che è sbarcato? Il signor Salvador, un commerciante. Ah. Buona fortuna, capitano. Piegare le vele! Mollare gli ormeggi! Timone a dritta! Rua sottovento! Più lento il fiocco! Capo cannoniere! Santa Barbara in ordine, pezzi a posto, polveri asciutte. Mangiato. Tabacco dell'Havana, nostro. E sotto rum della Giamaica. Se cadi di lassù, finisco di romperti il cranio a suon di pugni. Secondo turno. Relitto a babordo! Donne! Sono naufraghe, dobbiamo raccoglierle. Dai subito gli ordini per la manovra. Capitano, abbiamo avvistato una zattera. Stiamo accostando. Cosa? Chi ha dato quest'ordine? Fate riprendere la rotta. Sulla zattera ci sono delle donne. Non possiamo fermarci. Ma non possiamo abbandonare delle donne. È come ucciderle con le nostre mani.
anche dai pirati. Com'è che le hanno lasciate in libertà? Gli hanno fatto un regalo. Grazie. I nostri uomini ci hanno fatto scendere sulla zattera prima che la nave venisse attaccata dai pirati. Chi è che ha dato l'ordine? Il nostro. Sgombrate subito il ponte e fatele scendere nella stiva. Torniamo al più presto sulla nostra rotta. Quando si saranno rimesse interrogate, le mettete a verbale. Vuoi bere? Rum. Dimmi il tuo nome, bel giovane. Così ti potrò ricordare nelle mie preghiere. Manuelito. Ti piace il rum? Ordine del capitano, coperte per tutte le donne. Non ne hanno bisogno. Affrontati i pezzi! La Santa Barbara! Arrendetevi! Siete nelle nostre mani! Arrendetevi e non vi sarà torto un capello! Ehi tu! Pronta una bordata a dritta! Arrendetevi se volete evitare il massacro dei vostri uomini! Maledizione! Siete circondati! La Santa Barbara è allagata! Tradimento! Tutti sul ponte di comando! Non opponete resistenza! Vogliamo soltanto incarico! Nostromo! Ammaina! Questi risulterà che non abbiamo nulla. L'argento è ben nascosto. Che nessuno si muova! Buttate le armi! Così va bene!
Se qualcuno si muove, ammazzatelo! Dov'è il capitano? Questa è una nave da guerra. Non c'è niente che valga la pena d'essere rubato. Forse avete delle belle donne. Ho con me alcuni gioielli personali. Avete sentito? Ha anche alcuni gioielli personali. Capitano, non mi permetterei mai di derubarvi. Mi limiterò a prendere solo alcune balle di cotone. Complimenti, ragazze, avete fatto un buon lavoro. Anche voi. Svelti, prendiamo il cotone. Non vedete come siamo ridotti? Salvare i miei uomini da sicura morte. Non avete altro da narrare, capitano? Nient'altro. Tengo a ripetere che i pirati sapevano perfettamente del carico d'argento. Qualcuno ha tradito. Quando l'agente del governo, Pedro Salvador, sarà qui, lo proverà. Se esiste. Nessuno sa di lui a Hispaniola. Capitano, avete stancato la corte con questo vostro testimone fantasma. Vi ricordo che siete sotto giudizio per il reato di alto tradimento. La parola all'accusa. Il regolamento della Marina da Guerra consente di prendere donne a bordo delle navi di Sua Maestà? No. Eppure avete preso tranquillamente a bordo le complici dei pirati. Pensavamo che fossero nautili. Ah, pensavate. Voi e chi? Chi diede l'ordine di fermare la nave? Il secondo ufficiale. Venga chiamato a testimoniare. È morto. Capitano. L'unico teste citato a discarico sarebbe stato ucciso dall'unico colpo che è bastato per conquistare una nave da guerra armata di 40 cannoni. Signor Presidente, non cerco attenuanti, ma mi ribello all'accusa di alto tradimento. Vi ripeto, soltanto uno ha le prove del complotto. L'ufficiale di polizia, Pedro Salvador. L'accusa mette in dubbio la sua esistenza. Ma egli è nell'isola. È possibile rintracciare quest'uomo? No, l'abbiamo fatto cercare. Si presentò al governatore dicendo di essere un commerciante. Sembra che sia scomparso dopo la partenza del Vittoria. Presidente, io non sono un traditore. Sul mio onore di soldato ho voluto solo evitare un massacro. Ritengo chiuso il dibattito. Signor Presidente, c'è un uomo che chiede di poter testimoniare. Mi oppongo. I testimoni sono già stati ascoltati. Potrebbe essere Pedro Salvador. Presento formale istanza che sia ascoltato il nuovo testimone. L'istanza è accolta. È Pedro Salvador. Il testimone presti giuramento. Pedro. In nome di Sua Maestà, il re di Spagna, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. In nome di Sua Maestà, il re di Spagna, giuro di dire la verità.
tutta la verità. Nient'altro che... Non c'è più nulla da fare. Portatelo via. Voi continuate a citare testimoni che non possono più parlare. Qualcuno ha avuto interesse a farlo tacere. Si apra un'inchiesta! Mi oppongo! L'opposizione è accolta. Chiedo una condanna esemplare. In qualità di governatore di Spagnola, io voglio far presente alla corte che il capitano Luis Monterrey ha alle sue spalle un passato glorioso. Giudicatelo con benevolenza, forse... può soltanto non aver avuto fortuna. La corte terrà conto di tutte le attenuanti prima di giudicarlo. La corte si ritira. Tutti in piedi. Non ci resta che rimetterci al buon senso della giuria. Capitano. Forse tra poco non lo sarò più. E i meriti che vi hanno aperto le porte della corte di Madrid vi tireranno fuori anche adesso. Isabella, credo sia l'ultima volta... Non siate troppo drammatico o volete cercare di commuovermi. Soltanto per me volevate rispettare il regolamento, ma forse le donne dei pirati sono più interessanti e più utili. Non aggiungete una parola, vi prego. Tornate tra i vostri pari. Vorrei darvi soltanto un consiglio. Guardatevi dalle donne. Con loro non avete mai avuto fortuna. Rientra la corte. Tutti in piedi. Imputato. Avvicinatevi. Imputato, prima che venga emesso il verdetto, avete qualcosa da dire, vostra discolpa? Sì, vostro onore. Mi si condanni perché ho sbagliato, ma non per tradimento verso la Spagna. Venga pronunciata la sentenza. In nome di Sua Maestà Cattolica, il Re di Spagna, questa corte riconosce l'imputato colpevole di negligenza nel comando e di connivenza con i pirati e lo condanna a morte. In considerazione dei passati meriti dell'imputato, la pena viene commutata nella deportazione a vita in un bagno penale. Devo eseguire la volontà della corte, per quanto questo mi sia personalmente penoso. Luis Monterrey, io vi degrado. Rendetemi la vostra spada. Piedi, al lavoro! Batti la fiacca, eh? Che fiacca? È malato! Ah, è malato! Dottore! Un po' di pietà! È malato! Fermo! Luis, non intervenire! Lascialo stare. Prendo io il suo posto. Assassino! Pedro è morto. Anche questa me la pagheranno.
portato lassù! È cambiato con l'altro! E si è spezzato! E sta per cadere! Fateci liberare dai ferri e saliremo! Nostromo! Levagli le catene! Ho bisogno di lui e di due altri che non abbiano paura di salire! Fuori altri due! Signore, il cadavere di Pedro! A mare! La preghiera dei morti, signore! Tutti gli uomini subito sul ponte per la preghiera dei morti! Su, e sbrigatevi! Se ci va male, è finita. Se dobbiamo morire, meglio subito. Gogo, guarda! Dio degli abissi del mare, delle onde, dei cieli e delle tempeste, con pietà accoglilo e dagli perdono. Amen. Prima che i soldati se ne vadano, dobbiamo spezzare le cime. Faremo in un lampo. Dei tuoi uomini. Tu, capitano, ti imbarcherai con chi lo vorrà sulle scialuppe. Scialuppe a mare! Andiamo giù! Dategli viveri e acqua per una settimana e che Dio abbia pietà di lui. È ingiusto. Siamo senza patria, non senza onore. Viva lui! Viva lui! Santa Cruz. Per noi della Tortuga è un gioco da ragazzi conquistarla. Si può sbarcare al vecchio porto, passare il canale
attraversare la foresta e arrivare al castello alle spalle. Facile, no? Purché ci sia una nave lungo tutta la costa che impegni le guarnigioni spagnole. Allora, Capitan Lamotte. La mia nave è troppo fragile per le batterie del forte. E tu, Capitan Brooke, anche gli irlandesi hanno paura? Non posso, olonese. Ho promesso ai miei amici di passare la vecchiaia con loro in Irlanda. Brooke, tu navigherai con la tua nave sotto la costa, impegnerai le batterie spagnole mentre noi attaccheremo la città alle spalle. Quale città? Santa Cruz. Proprio io devo fare da tirassegno agli spagnoli? Ma Santa Cruz la prendi di giorno o di notte? Di notte, naturalmente. Beh, a me di notte non mi si vede. Ma è un'occasione che ci offre il demonio! Siete una massa di porci! Tra giorni ci sarà una festa al castello! Ci andranno donne con orecchini, cariche di brillanti! Oro e argento ci aspettano! Che succede? Una nave nel porto. Che nave? Non si è mai vista prima d'ora. Sgombrate! Lascia i tuoi uomini qui. Avete paura? Non posso fidarmi di te, anche se batti bandiera pirata. Se tra mezz'ora non torno, raggiungi la nave e prendi il largo. No. Va. Non ti direbbe niente. Ma comando una nave da 40 pezzi e un buon equipaggio. Chiedo di restare alla Tortuga fra i pirati della costa. Che altro vuoi da noi, le nostre donne? Capitan... Senza nome. So una cosa di te, Capitan senza nome. Sei un bravo marinaio. Sei entrato in rada da nord-est, lasciando a parte la scogliera. Bravo. Vuoi vivere con noi? Voglio darti questa possibilità, sempre che i signori lo permettano. Capitan Lamotte? Sì. Capitan Brooke? Sì. Capitan Rock? Sì. Sentiamo la proposta. Santa Cruz. Via tutti! Questo è il forte. Tu attacchi gli spagnoli dal mare. E ti tieni più accostato che puoi. E calo a fondo. Pretendi che abbordi un forte come fosse una nave. Pretendo che chi vuole entrare tra i pirati della costa non abbia paura di rimanere sotto il tiro degli spagnoli mentre noi attacchiamo il forte alle spalle. Un buon marinaio come te saprà evitare i colpi delle batterie. E se perderò la nave? Verremo a prenderti.
Questa è la prova che ti chiediamo. Verrai in mio soccorso se dovessero affondarmi? Hai la mia parola. E allora? Che ne dici? Accetto. Fai scendere i tuoi uomini. C'è festa in tuo onore. Ci vuole per scuoterti. Neppure la mia donna riesce a scaldarti il sangue. Aiutati con questo, capitano. O preferisci qualcosa di più rovente? Balla. Balla. E spogliati! Basta così! Fermo! Non hai deciso che viene con noi a Santa Cruz? Lasciamolo stare. È l'ultimo desiderio di un condannato a morte. Hai giocato la tua vita, capitano. Non mi è mai piaciuto che una donna sia forzata a fare ciò che non vuole. È un bruto e io lo odio. Però gli obbedisci. Ci sono momenti in cui cerco un'arma per ucciderlo. Ma poi, quando mi prende fra le braccia quell'assassino, sono la sua donna. Io lo aiuto nelle imprese più disperate. Sono stata su una zattera, all'agguato di una nave che nascondeva un carico d'argento. Brava. Ma come sapevate la rotta che seguiva la nave? Ma il capitano non poteva che seguire una rotta per sfuggire alle correnti. E come seppe del carico? Io starei attento a fare troppe domande. Capitano senza nome. A che cosa pensi? All'incarico che ho accettato dall'olonese. A Santa Cruz. Sarà come Spagna, ma la vita qui non è noiosa.
I miei invitati ricorderanno questa festa soprattutto per la vostra presenza. Ne sono lusingata, non sono più pentita di trovarmi qui. Allora siete contenta? Vi piace il castello? Sì, molto. Marciamo tutti insieme. Via. Andate. Capitano Lamotte, attaccherai da sinistra. Capitan Brooke, da destra. Io e Rock, il brasiliano, al centro. Chiaro? Il capitano manterrà la parola. Andrà con la sua nave sotto il forte. Quello di sicuro ci rimette la pelle. Se ci ripensa, la rimettiamo noi. Andrà. Andrà. E noi aspettiamo. Aprite il fuoco! Sentite? Puntuale come a un convegno d'amore. Perdete la calma. Non c'è nessun pericolo. I nostri soldati sono qui per difendervi. Il forte è inespugnabile. Siamo arrivati. Entriamo. Aiuto!
pensa di averci preparato tutto. Volete far voi le presentazioni o preferite che saltiamo l'etichetta? Miserabile assassino! Lasciatela! È mia! Polonese, dobbiamo sbrigarci. Portatela alle navi! E non toccatela! Affrettatevi! Dobbiamo soccorrere il capitano che ha attaccato il forte. Sei impazzito? Questi erano i patti. Non puoi mancare alla tua parola. Non ho tempo di occuparmene. Vattene via, sporco meticcio. Via in città! Fuggire. Ho dato la mia parola all'olonese. Capitano, siamo in pericolo. Tutti pronti per lo sbarco? Tutti sul ponte! Gli spagnoli verranno a darci il colpo di grazia. Mascella non masticherà più. Maledizione. È chiaro, siamo stati traditi. L'olonese non ha mai pensato di venirci a prendere. È destino che la Spagna mi uccida. Forse la compagnia non è di suo gradimento, madamigella. Ancora così selvatica. Prova con la frusta, olonese. Con te provo. La cerimonia è pronta. Siete tutti invitati.
e piangete! Piangete! Pirati della costa, amici e nemici del morto, brindiamo alla salute del suo lungo viaggio all'inferno. A nome di chi brindiamo? Nessuno sa il suo nome. Lo chiameremo Capitan Sventura. Alla salute di Capitan Sventura. Alla salute. Salute ai pirati della costa, salute a tutti. Siamo molto felici del tuo ritorno. Ti sono riconoscente di avermi organizzato un funerale. Ma come vedi, qualche volta i morti tornano a chiedere la loro parte di eredità. Cosa intendi dire? Che tu devi mantenere i nostri patti. Non sei venuto in mio soccorso come avevi promesso. Pazienza. Ma ora voglio ciò che mi spetta. Dividerai la tua parte con me. Non pretendi troppo? Può essere. Chiediamo ai tuoi capitani. A lui spetta metà della preda. È la nostra legge. Ma è giusto così. Va bene. Avrai la parte che ti spetta. Sei soddisfatto? Ai miei uomini darai oro e argento. Io voglio questa donna. Non puoi chiedermi questo. La prendo. Sì. Thank you.
Non puoi ammazzare un uomo disarmato. Combatti da uomo, vigliacco. Sembrava vero che fossi tu. Ti ho fatto tanto male, Isabella. E tu hai rischiato la vita per me. Ti amo. Sono tua adesso. E non perché è tuo diritto, ma perché ti amo. Io sono un fuorilegge. Non mi importa più di quello che sei. Tu mi ami, rimango con te. Non è possibile. Ho due uomini fidati per accompagnarti. Borro! Gogol! Tu torni indietro. Arriverai presto ad Hispaniola. Non c'è pericolo. Le navi pirate sono tutte qua. Non mandarmi via. Se questo fosse possibile, non sarei io a impedirti di partire. Devi andare. Vieni con me. Un ufficiale degradato non ha nessuna speranza. E adesso va. Addio. Addio, Luis. Hai sentito? Sì. Ma non tradirò il tuo segreto, capitano. Hai la mia parola. Grazie. Ti farò impiccare! Non avrò pace finché non avrò visto l'ultimo pirata con una corda al collo. Zio, uno di loro mi ha salvata, altrimenti non sarei qui. Quei cani non fanno mai nulla per niente. Prima o poi si farà vivo per avere una ricompensa. No, non credo. L'uomo che mi ha salvato l'onore e la vita non è un pirata. È il capitano Luis Monterrey. Monterrey? Ma ne sei sicura? Sì, assolutamente. Monterrey? Alla tortuga? Ma com'è possibile? Non lo so. È incredibile. È incredibile. Monterrey alla tortuga è vivo. Tu lo aiuterai a riscattare il suo onore. E perché? Perché è innocente. Innocente? Sì. Oh, ti prego, aiutalo. Ti prometto che farò il possibile per restituirgli quanto gli è stato tolto. Governatore! Voglio scusarmi. Porto un messaggio urgentissimo da parte del viceré. L'urgenza non deve far dimenticare la buona educazione. Bravo.
Brutte notizie? Sì. La guerra. Guerra! L'Inghilterra e la Spagna hanno deciso di rompersi le corna tra loro. E chi ci guadagna? Noi! Noi! Mettiamoci coi più forti! Sì! La flotta inglese è la più potente. Accordiamoci con loro. L'idea non è cattiva. Gli inglesi pagherebbero bene il nostro aiuto. E noi arrotonderemo il premio legalmente sulle città della costa. Allora con gli inglesi! Con la Spagna! Brooke, da dove viene Brooke? Dall'Irlanda! 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 Allora sei nemico degli inglesi. E tu? Hai dimenticato i mulini della Mancia? E tu? Non sogni la rossa terra di Castiglia? E tu? Non mi hai parlato delle Asturie? La morte. Tu sei francese e la Francia non sta con gli inglesi. Sei guarito. Non hai più la benda. Da oggi l'amico vede doppio. Tu. Tu pescavi a Barcellona. Tu facevi l'oste a Siviglia. E tu, e tu, e tu, e tutti voi. Che lingua parlate? In mezzo a voi ho ritrovato un po' della patria lontana. Ma ora mi vergogno del sangue comune. Questa è un'ora grave per la nostra terra. Ma se noi l'aiutiamo a superarla, se siamo con la Spagna, non solo avremo lo stesso premio degli inglesi, ma potremo riavere la libertà, il condono reale. Qualunque cosa abbiamo commesso. Avete sentito? Avrete il condono? Sì. Avrete un mucchio d'oro? Sì. E allora, che cosa aspettate? Teste da forca! Siete o non siete spagnoli? E allora? Viva la Spagna! Ho detto, viva la Spagna! Viva la Spagna! Viva la Spagna! D'accordo, Capitan Sventura, ci hai convinti. Avrete i documenti di libera navigazione concessi a nome del re. Ti impiccheranno all'albero più alto della piazza. Festeggeremo il tuo funerale, capo. Il rum per il mio funerale non è ancora entrato nelle botti. Voi tutti mi farete un atto di fedeltà al re. E con quel documento andrò io stesso ad Hispaniola. La flotta deve tenersi pronta. Il viceré vuole che siano aumentate le bocche da fuoco e... ne riparleremo domani. Agli ordini, eccellenza. Gli inglesi ci troveranno pronti. Sì, certo, certo. Salute, amico. Cosa fai qui? Quante volte ti ho detto che non devi venire senza avvertirmi? Nessuno mi ha visto. E poi questo è l'unico modo per potervi vedere. Sei venuto meno ai nostri patti.
Perché non ti sei accontentato del carico d'argento? Chi ti ha detto di assaltare Santa Cruz? Nessuno mi deve dire quello che devo o non devo fare. I colpi che voi mi proponete servono soltanto a sgranchire le gambe dei miei uomini. Attento, Olonese! Non oltrepassare la misura se vuoi uscire di qui con le tue gambe. Volete minacciarmi? Sappiamo troppe cose noi due. Pirata! A Santa Cruz c'era mia nipote. E le è successo qualcosa? Il suo nome è Isabella. Quella meravigliosa ragazza sarebbe... L'ho trattata con tutti i riguardi. E sarebbe ancora con me alla tortuga se un lurido pirata non me l'avesse portata via. Comincia a invecchiare, Olonese. Quel lurido pirata è l'ex capitano di marina Luis Monterrey. Quello del carico d'argento. Già, è a lui che devo la salvezza di mia nipote. Gli dovete anche questo. È l'atto di fedeltà dei pirati. Firmato da tutti, anche se c'è qualche croce al posto del nome. Benissimo. Questa alleanza non deve avvenire. Forse si può rimediare, ma non sarà facile con quel Monterrey che ha incantato i miei uomini. Ormai siamo in ballo. Gli inglesi hanno accettato i miei patti. Ho dovuto farmi gli amici. Adesso che in Spagna si dubita di me. Come? Con quali prove? L'assassinio di quel Pedro Salvador, la sua morte al processo Monterrey. La verità, un giorno o l'altro verrà fuori. E io non voglio essere impiccato. Non è il momento di parlare di corda. Invece sì! Senza la dichiarazione di guerra, io sarei già sotto inchiesta. Insomma, basta! Tu e i tuoi vi unirete alla flotta inglese. Così la Spagna non avrà più nessuna speranza. E dopo la sua sconfitta, nessuno penserà più a me. E incasserete una montagna d'oro. La metà sarà tua, come sempre. Già. Bisognerà distruggere la tortuga, affinché non diventi una base di rifornimento per le navi spagnole. E bisognerà consegnare le nostre navi alla flotta inglese. È la fine della pirateria. Una fine che farà di te uno degli uomini più ricchi del nuovo mondo. Ah, certo. Diventerò un rispettabile possidente. Ho bisogno di un passato, di una garanzia, di un qualche cosa che mi metta al di sopra di ogni sospetto. L'oro può far dimenticare tutto. Anche agli amici? Non ti ho mai tradito, mi pare. Certo. Ma non avendo più bisogno di me, potresti anche cambiare idea. A nessuno piace dividere quello che potrebbe tenere tutto per sé. A meno che la cosa non restasse in famiglia. Sarebbe a dire? Che questo futuro possidente del nuovo mondo diventerà anche vostro parente. Voglio Isabella. Isabella! Se accettate... Ma come osi? Se fai ancora un gesto di sgozzo come un maiale, ti ho chiesto Isabella. Che rispondi? Ti darò i due terzi dell'oro. Te ne potrai andare lontano in Europa. No, voglio la metà più la donna. O preferisci che vada a raccontare al capitano Monterrey come ho saputo del carico d'argento? No, no, tu non puoi far questo. A che ti gioverebbe? Vederti ciondolare da una forca, governatore. Allora! Ho l'onore di chiedere la mano di vostra nipote. Come vuoi. Vedete?
Noi andiamo sempre d'accordo. Sarò un buon marito. Dopo la distruzione della tortuga, avrà Isabella. Dopo? Voi dite dopo? Come potrei fidarmi? Ci metteremo d'accordo. Questo è il mio piano. Capitan Brooke. In nome di Sua Maestà Cattolicissima, eccetera, eccetera, ti do il documento di libera navigazione per la guerra contro gli inglesi. Capitano Lamotte, ecco il tuo. Sarai il più bel capitano di Spagna. Rock, anche il tuo. Ognuno sulla propria nave, salperemo al più presto. E per me? Io non ho più nave. Sta tranquillo, per te c'è un altro incarico. Sembra che il governatore ti conosca e ti abbia voluto usare un riguardo. Ti nomina comandante della Tortuga. L'isola resterà come base di rifornimento per una parte della flotta. Domani arriveranno le prime navi spagnole e tu sarai qui con i tuoi uomini ad accoglierle. Vedi? È intestato al capitano Luis Monterrey, in nome del re di Spagna. Contento? Avrei preferito tornare sul mare, ma se questi sono gli ordini obbedirò. Bravo. Vedrai che la Spagna ti ricompenserà come meriti. Questa volta parto con te. No. Perché? Non voglio donne a bordo. Buona fortuna. Contento, capitano, di servire nuovamente la Spagna? La mia patria. Preferirebbe il mare, eh? Che cos'è? Non voglio che parta senza di me. Ti faccio aiutare dai miei uomini. Gogo! Bene, ci penso io. Grazie, capitano. Mantieni la testa della formazione. Fuori tutta la tela! Fuori tutta la tela! Figli di cani, formazione serrata! Non voleva che io venissi con lui. Io sono un'intrusa, eh? Ma non ti rendi conto della vita che ti aspetta? Anch'io, sai, sono stata presa con la forza. E quando per la prima volta sono entrata in questa cabina, un'altra donna ne usciva. Quella prima di me
Malgrado tutto, sono affezionata a questa vita, a questa nave. Mi ricorda il carrozzone di mia madre, che era una zingara. Io sono stata costretta a venire qui. Costretta in che maniera? Venduta. Chi ti ha venduta? Mio zio. È d'accordo con l'olonese, consegneranno tutte le navi agli inglesi. Io faccio parte del prezzo. Aiutami, ti prego, fammi fuggire. Devo raggiungere Luis, avvertirlo. È troppo tardi, siamo lontani dalla costa. Ma io voglio tentare lo stesso, aiutami. Ma non capisci, la costa è lontana, è una follia. Non la puoi raggiungere, è impossibile. Che vuoi ancora? Non lo vedi che c'è una signora? Vattene! Me la pagherai, sporco traditore! Traditore! Ci ha traditi tutti! Quella donna a bordo è la figlia del governatore, mi ha detto la verità! Traditore! No! No! Oh, aiutatemi, fatemi parlare! No! 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 C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Ai posti di manovra! Gli spagnoli! Arrivano gli spagnoli! Gli spagnoli! Mia nave in testa, la vittoria. La bandiera. Subito, capitano. Eccellenza, prima di attaccare la tortuga, non sarebbe buona politica trattare coi pirati? Non sono d'accordo con voi, comandante. L'aiuto dei pirati è decisivo in una battaglia con gli inglesi. Accordiamoci con loro e il re approverà. Scenderà a patti con quei ladroni? In guerra non si scelgono gli alleati, importante è la vittoria. Il fine giustifica i mezzi. Comandante, tortuga e i suoi pirati sono un male che va estirpato. Prima distruggeremo quell'isola e meglio sarà per tutti. Come volete. Disponete per l'attacco. Agli ordini, eccellenza. Tutte le navi in formazione allineata! Addio, capitano Luis. L'olonese col governatore hanno tradito. Sono d'accordo con gli inglesi. Isabella. Isabella? Che sai di Isabella? Isabella è con l'olonese sulla nave. Il governatore l'ha venduta. Thank you.
Portatela via! Sarò più, pensaci tu, al nostro capitano. Te lo prometto. Potessi andare su quella nave, 10 ne ammazzerei per te. Non lo lasciare, Porro. Non lasciarlo. Dobbiamo vendicarlo. Dobbiamo vendicare Gogo. Raccogli tutti senza fucili, solo con pugnali. Andiamo sulla Vittoria! A nuove sott'acqua! Presto! Le informazioni erano esatte, non hanno potuto difendersi. Signori, questo è un gran giorno. State assistendo alla fine della pirateria. Signori, dobbiamo punire un traditore della nostra patria. Ecco l'uomo che, segretamente alleandosi con i pirati, ha mandato tanti di noi al macello. E ora è in combutta con gli inglesi. No! No! Pietà! Pietà! Non uccidetemi! Se vuoi salva la vita, grida il tuo tradimento. Dì ai tuoi soldati che volevi venderli agli inglesi. Dì ai miei uomini che eri d'accordo con l'olonese. Parla! Io non so niente. Siamo in guerra. Eseguo gli ordini. Bada, ti do ancora un istante. Va bene. Lo confesso. Quello che ha detto il capitano Monterrey è la verità. Hai venduto anche Isabella. Dove ti aspetta l'olonese? L'olonese? Verso est. Poi avremmo fatto vela verso la flotta inglese. Prega, vigliacco, che non sia successo niente a Isabella. Avete sentito?
La Spagna non ci ha traditi. Quelli che ascoltano le mie parole se lo ricordino, la Spagna è la nostra patria. Questa è la fine dei traditori. Lui ha tradito la Spagna come l'Olonese ha tradito i pirati della Tortuga. Soldati di Spagna, noi combattiamo la stessa battaglia. E ora insieme inseguiamo l'Olonese prima che sia tardi. Urrà! Urrà! Alzate tutte le vele! Il timoniere dice che ci stiamo avvicinando pericolosamente alla flotta inglese. Dì a quel maiale che il capo sono io. Avanti così. Finalmente. Ce ne ha messo del tempo per saldare i conti con quei maledetti. Nave a bordo! Ridurre la tela! Le altre navi seguono la stessa rotta! Io sarò qui. Essere impiccato! Porro! Porro! Let it go!
Quel porco dell'olonese è crepato, ci voleva fregare tutti. Quella nave dice che stavamo proprio andando in bocca agli inglesi. Ai posti di manovra! Seguite la flotta spagnola! Vira a bordo! Seguire la flotta spagnola a tutta forza! Perciò io, viceré della Nuova Spagna, a nome di Sua Maestà Cattolicissima, a seguito della revisione del processo e visti gli atti della Commissione Reale di Riabilitazione, rendo a questo valoroso i suoi gradi e il suo onore. Sono sempre soltanto un capitano di marina. Temo che mi dovrò accontentare, capitano.